Ti presento il Lumia Cesare Prandelli. Una grande famiglia. È una grande famiglia, ci proviamo. Il rischio c'è sempre, il rischio, come dite voi, da un punto di vista aziendale, da un punto di vista anche sportivo, quando prepari una gara, quando prepari un evento, pensi che le cose vadano tutte bene, poi c'è l'imprevisto, ci può essere il rischio, ma secondo me la forza è la consapevolezza di fare delle cose importanti tutti i giorni, che ognuno di noi sa cosa deve fare e quindi la sera quando si va a casa e si dorme si fa un riassunto della giornata e ci si dice ho fatto tutto. Quindi la programmazione e cancella d'incanto il rischio, cioè il pensiero è solo ottimistico, non si deve parlare di rischi, non si deve parlare di situazioni negative. Perché ho accettato? Perché si è arrivato con un entusiasmo straordinario, con un contagioso. Mi è piaciuto l'idea di abbinare un po' del sociale, mi è piaciuto l'idea che la vostra azienda è un'azienda giovane, che ha voglia di arrivare, che ha degli obiettivi importanti, ma soprattutto il fatto che ci sia un rapporto quasi familiare. Il papà stamattina parlava anche di avere dei comportamenti, della disciplina, ovviamente ci vuole, però mi piace l'idea di essere collaborativo, di essere dentro al progetto e mi sembra che, visto oggi, siete la maggior parte sono tutti giovani e quindi penso di aver scelto bene. L'importante è capire che l'obiettivo è un obiettivo comune, non è individuale. Allora, se ognuno di noi porta come riferimento il proprio obiettivo, allora non fai squadra, allora non ottieni il risultato, al di là del può essere giovane, può essere vecchio, ma secondo me tutti devono avere lo stesso obiettivo. Magari le persone che hanno un po' più di esperienza possono essere d'aiuto in momenti particolarmente difficili, ma soprattutto in momenti di grandissima tensione. Basta uno sguardo, basta una battuta, una parola, che può essere un incoraggiamento, può essere guarda che non sei da solo, tranquillo, andiamo e l'affrontiamo con grande serenità proprio perché siamo preparati a questo. E i giovani hanno esuberanza, hanno fantasia, hanno voglia di arrivare, quindi questo connubio è un connubio secondo me vincente. Diciamo che sulla motivazione ci sono delle linee di pensiero un po' diverse. Molti dicono che può essere l'allenatore, può essere un dirigente a motivare. Secondo me la motivazione arriva da dentro, è molto personale la motivazione. Forse l'allenatore o il dirigente deve stimolare a creare una motivazione, deve essere una persona capace di essere, di trasmettere determinati valori, di trasmettere anche la curiosità di andare oltre l'ostacolo, ma soprattutto dare degli strumenti che possono far sì che il percorso sia un percorso dove i giocatori, in questo caso, o il rappresentante, possa avere dei riferimenti. Quindi non si deve sentire da solo, deve capire, percepire che è un percorso studiato, che è una situazione ponderata e quindi le difficoltà che andremo a trovare le incontreremo assieme e le risolveremo assieme. Noi abbiamo un lavoro particolare, l'unico lavoro al mondo che ogni 3 giorni sei giudicato, ogni 45 minuti devi cambiare strategia, allora devi avere un bagaglio di lavoro e di esperienza straordinario. Quindi nei momenti difficili devi saper cogliere gli aspetti positivi, anche se sono pochi, però lavorare su questo, fortificare il proprio modo di concepire le difficoltà, ovviamente con trasparenza e con lucidità, analizzare gli errori che ovviamente hai commesso, perché se sei in quella situazione qualcosa hai sbagliato, rimotivare i giocatori nel cercare di essere collaborativi, quindi ascoltarli di più, ascoltare anche l'ultimo arrivato che ti potrebbe dare l'occasione per trovare una soluzione, perché spesso noi abbiamo di fronte dei ragazzi molto giovani, con grande esuberanza, con grandi aspettative, ma sono giovani, quindi tante volte dai per scontato che molti problemi li possono risolvere, invece tante volte anche il fatto di presentarsi in un certo modo denotano molta insicurezza. Quindi devi far sì che non diventi un problema personale, ma deve essere un problema della squadra e la squadra deve risolvere il problema. L'aspetto più difficile è cercare di mettere assieme molti giocatori che hanno
un po' tutti una personalità forte, una personalità dirompente, e spesso l'io è troppo più forte rispetto a noi, quindi ecco, qui diventa un po' complicato. Però è un gioco, quindi il segreto potrebbe essere cercare di giocare meglio degli altri, cercare di valorizzare le qualità di ogni singolo giocatore e metterlo nella posizione giusta. Sembra facile dirlo, ma poi è molto complicato. È un suggerimento che dobbiamo in qualche modo incamerare anche noi.